Incontriamo Don Michele Di Legge, quest'anno è toccato a lui il momento di andare proprio a prendere l'effigie di San Primiano qui nella cappella del cimitero di Larino e rinnovare questo momento significativo, un andare e un tornare, oggi primo giorno dedicato ai festeggiamenti di San Pardo. È una bellissima esperienza questa, per me è la prima volta che partecipo attivamente ad accompagnare il santo. No, questa chiesa che cammina vuole essere proprio un dono grande attraverso l'esperienza di questi martiri, la testimonianza della fede. La chiesa quando cammina vive l'esperienza più alta della testimonianza di fede. Con una grande partecipazione di popolo, quindi anche questo segna questo cammino. Beh, l'esperienza della pietà popolare ci interroga come preti sempre, no? Il popolo esprime la fede in tanti modi. Questa è una delle espressioni più belle di esperienza di fede della città di Larino. E ora ci prepariamo per tornare verso la cattedrale in attesa della solennità di San Pardo 26 maggio. Beh, oggi è un iniziale, questo io penso per Larino è un unico grande giorno, no? 25, 26, 27, testimoniare la fede attraverso l'esperienza di San Primiano oggi e poi il grande giorno di San Pardo domani. Suggestiva la processione della sera, caro della famiglia Ciccone Bruno, noi siamo con Paolo e... Bruno, il nipote. Il nipote, che clima si respira in questo momento? È un'area troppo bella, passione, tradizione, quindi cerchiamo di fare una processione a tutti gli effetti. Meravigliosa, stupenda, è una festa bellissima. Ora è uno dei momenti più belli, vero, con le luci della sera, fiaccole. Sì, è uno dei momenti più belli della mia vita e... Sei emozionato? Sì. Viva San Pardo. Sì, sempre, viva San Pardo. Okay. Carro 76, famiglia? Provvidenti. Allora, sei in compagnia di? Cimarro e bella presenza. Allora, un clima particolare in serata, anche con la fiaccolata, le luci, i colori. Sì, bellissimo. Un'esperienza bella. Cosa pensi del rapporto tra l'uomo, anzi, tra una donna, una ragazza e gli animali? Un rapporto bellissimo. Partecipi a tutte le fasi, tutto molto bello. Sì, sì. A tutto. Allora, si continua la processione con una grande emozione. Sì, grazie. Caro 75, Giuseppe D'Alette, un momento suggestivo quello della sera. Sì, è molto suggestivo, sì. Si riscende con San Primiano, il tema che facciamo, faremo il giro per il centro storico, poi si rientra verso il tardi in cattedrale. Grande devozione. Grandissima. Soprattutto per noi carrieri, grandissima devozione. Continuiamo allora. Si continua sempre. Finché c'è forza, si continua sempre. 74, famiglia Malordi, siamo con Pardo. Malordi. Portare questo nome cosa significa? Portare questo nome per me che vivo a Milano da 45 anni significa per i primi mesi non farsi riconoscere perché non riescono a pronunciarlo, non capiscono che nome è. E poi però alla fine pian piano si abituano e imparano e poi io spiegandogli tutte le nostre tradizioni, la nostra bella festa, riescono a capire tutto. E tornare qui tre giorni a Larino, anche vivendo a Milano? Si fa di tutto per venire per la festa, quindi non so, si pigliano le ferie, si lascia la moglie come ho fatto io, si viene da solo col treno, poi si piglia il pullman, poi si cammina a piedi, poi fanno male i piedi, però alla fine la devozione fa questo ed altro. È un'esperienza unica? Sì, sicuramente sì, penso che un'altra festa così non esista. E noi ricordiamo anche agli amici di Milano, ma di tutta Italia e tutto il mondo, che anche le puntate di Viaggio in Molise si possono seguire sul nostro sito internet www.telemolise.com, sezione trasmissioni Viaggio in Molise, in questo caso San Pardo Larino. Catalano, siamo con Paolo, Catalano. L'emozione della sera. È grandissima emozione, come facciamo la festa noi, con i buoi, secondo noi,
che io questi quali ho affitto, diciamo, ci sta un sacrificio dietro. Grandissimi. Bravissimo, sì. Tutto parte dalla devozione. Sì, faccio la devozione, sono 36 anni che faccio parte. Si continua anche di padre in figlio, nipoti, parenti, tutti? Tutti quanti insieme. Sì, sì, certo. Partecipi, collabori anche tu? Sì. Viva San Bardo. Viva San Bardo. Viva San Bardo. Famiglia Pizzipaolo, noi siamo con Silvana Di Maria. Di Maria. E sono due. Famiglia Pizzipaolo, noi siamo con Silvana De Maria. Grande emozione in serata. Sì, un'emozione che non si può raccontare a nessuno. È una festa che ti prende dentro, ti prende nell'anima. Una festa che ti trasmette qualcosa di grande che non si può definire. Si condivide in famiglia? Sì, soprattutto si condivide. Parte dai nonni, bisnonni, padri, figli, nipoti, viene presa da tutti. Ed ecco, abbiamo Sonny che condivide, giusto? Sì, certo che condividiamo questa grande passione. È stata veramente una grande passione e continuerà ad esserlo per sempre. Viva San Bardo! Viva San Bardo! Famiglia Ettore Bavota, Pasquale Fiore, noi siamo con... Nicola Fiore, il figlio di Pasqua. Lorenzo Malatesta. Figlio di? Giuseppe Malatesta. Bene, la sera è un'atmosfera diversa, particolare, di attesa anche per la giornata di domani. Sì, il 25 secondo me è la giornata più bella perché aspetti tutto con euforia. Per te come si vive stasera? Abbastanza bene. Molto bello e particolare, siamo quasi arrivati al centro storico. Sì, questo è il giro più bello, tutte le luci. Continuiamo a seguirlo insieme allora. Sì, voglio dire una cosa, o che lo vengono a vedere tutti, e l'Arino è bello, vero? Allora, diccelo pure tu. Evviva San Bardo. Gino Bizzarro, arrivati nel centro storico. Il carro numero 66 sta percorrendo le strade del centro storico, adesso faremo un lungo tratto bellissimo, tutto illuminato, percorreremo la strada che porta al Duomo, la cattedrale, faremo via Seminario, poi risaliremo via Leone per andare a rimetterci ognuno ai suoi posti di dove il numero è stato assegnato. Tutto molto suggestivo. Sì, tutto suggestivo, bellissimo, è una festa che non ha parole. Unica. Unica al mondo, unica da tutti. Di tutto, per i fiori, per la coreografia delle colonne, dei pinoli, delle luci, ogni carro che viene illuminato ha la sua particolarità. Questo carro davanti a noi c'ha i fiori di pesco, che è una cosa spettacolare. Come se vedi il mio carro ha dei disegni che sono bellissimi, come tutti i carri sono bellissimi. Evviva San Bardo, sempre! Famiglia D'Attilia, siamo sì. Con Pardo e Nicola, si condivide questo momento? Sì, è bellissimo, sì, è un'emozione, tocca a tutti, tocca a tutti quanti noi che siamo, io non ho il carro, però sono dall'87 che vado dietro a questo carro, e lui è il figlio del proprietario. Siamo il figlio. Cosa si prova, no? Rinnovare la tradizione. È un'emozione forte perché io da quando sono piccolino che vado insieme a papà e quindi... Ho ripreso le sue origini e portiamo avanti il carro, si continua. Un orgoglio anche. Un orgoglio, assai, una cosa forte. E tra i tanti momenti ricordiamo anche il canto della Carrese, antica canto, e lo ascoltiamo. Sì. E tocca carriera mia, oh, su carro d'amore. Grazie.